La nuova Now TV si prepara ad elevare gli standard nelle pay TV in streaming e a sorprendere i clienti con una smart stick universale. Un recente sondaggio prodotto da Eurostat ha registrato il tempo che gli italiani dedicano alla fruizione di contenuti su uno schermo, corrispondente mediamente ad 1 ora e 56 minuti al giorno. Tempo che si divide tra televisioni, PC, smartphone e tablet. Dati come questi mettono in evidenza come la visione di contenuti sia sempre più trasversale. In quest'ottica, un settore emergente e caratterizzato da uno sviluppo crescente è quello della televisione in streaming. D'altra parte, gli stessi protagonisti del settore introducono continuamente aggiornamenti e nuove funzionalità, offrendo al sottoscrittore degli spunti di innovazione tanto dal punto di vista dei contenuti quanto in merito alle modalità di fruizione. Ed è esattamente il caso di Now TV, che ha recentemente presentato la propria nuova piattaforma, disponibile sia su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, che su televisori tradizionali, che vedono arrivare una nuova smart stick universale. Un set di nuovi strumenti dedicati all'utente finale che permettono di seguire in modo molto più fluido e interattivo le serie ed i propri programmi preferiti, oltre che gli eventi sportivi e di film più recenti. I cambiamenti e le nuove funzionalità proposte da Now TV. Se è vero che quello dell'Internet TV rappresenta un settore emergente, bisogna però constatare che l'attenzione degli operatori di settore si sta concentrando sul comparto attraverso continui investimenti ed aggiornamenti. In questo senso, dopo appena 2 anni dal suo arrivo, Now TV ha deciso di rinnovare completamente la propria piattaforma, proponendo innanzitutto un restyling grafico dell'interfaccia in grado di rendere l'esperienza d'uso più scorrevole e pratica. L'obiettivo dichiarato dalla stessa azienda è di semplificare l'accesso ai contenuti e la loro gestione, ad esempio evidenziando le ultime novità. Al tempo stesso, la Internet TV del gruppo Sky ha pensato di offrire ai propri fruitori delle nuove funzionalità in grado di rendere più fluida la fruizione del contenuto, come il restart che permette di ricominciare un nuovo programma da capo in qualsiasi momento, il binge watching per passare più rapidamente tra un episodio e l'altro all'interno di una serie, e lo sport reminder che consente di inserire nel proprio calendario gli eventi sportivi che si desidera vedere. In arrivo anche il download in play. Un'ulteriore funzionalità per andare incontro alle esigenze dei sottoscrittori di uno dei pacchetti disponibili, cinema, serie TV, intrattenimento e sport, è quella del download in play, che offre la possibilità di scaricare interamente il contenuto scelto per poterlo visionare con comodità in un secondo momento. Questo consente finalmente di ovviare ad evidenti problemi di fruizione dei contenuti in mobilità, garantendo di avere sempre a disposizione il programma o il film scelto, privilegiando ancora una volta la fruibilità. Si tratta infatti di un'opzione che può tornare utile in diverse occasioni, come ad esempio durante un lungo volo intercontinentale oppure nel caso si desideri utilizzare l'app in una zona non coperta da una linea internet di sufficiente qualità. La vera novità arriva con l'introduzione della Smart Stick. Se le notizie riportate finora riguardano aggiornamenti e upgrade in confronto alla precedente di Now TV, quella della Smart Stick è invece una vera e propria novità rispetto al passato. Il dispositivo permette infatti di fruire dei contenuti offerti dalla Internet TV collegando semplicemente un'apposita chiavetta alla porta USB del televisore. Sarà caratterizzata da un telecomando portatile e dalla possibilità di gestione remoto tramite smartphone. Oltre a ciò,
funzionerà anche all'estero, unitamente alla funzione download in play. La novità consente di ampliare la disponibilità di contenuti in forme e modi che fino a qualche anno fa risultavano solo immaginabili. A dimostrazione del fatto che quello della TV in streaming rappresenta ormai un settore in grado di soddisfare anche le persone più esigenti in merito alla qualità del tempo libero e dalle esigenze di fruizione dei contenuti in mobilità.